Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella rustica, broccoli e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli sbollentati, aglio senza anima, olio evo, sale, pepe, salsiccia tagliata a pezzetti, provola, uova, latte, olio di semi di arachidi, parmigiano, farina di tipo 0 e lievito istantaneo per torte salate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio. Azioniamo il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Togliamo l'aglio, aggiungiamo la salsiccia, il sale e il pepe e facciamo cuocere per 6 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungiamo i broccoli. E proseguiamo la cottura per un minuto. 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Mettere da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo le uova e il sale e facciamo amalgamare per 2 minuti. A velocità 4. Aggiungere il latte, l'olio di semi, e il parmigiano. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo la farina e il lievito istantaneo per torte salate e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Trasferiamo l'impasto nella ciotola con i broccoli e la salsiccia. Aggiungiamo il formaggio. Con la spatola amalgamiamo. Trasferiamo il tutto in uno stampo a ciambella del diametro di 22 cm, ben imburrato e spolverizzato con il pan grattato. La ciambella rustica è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella rustica con broccoli e salsiccia. Grazie. E alla prossima ricetta!